Ragazzuoli, benvenuti nello showcase di Goku Super Saiyan 3 Zenkai. Come sempre, oggi lo giocheremo a Zenkai 4, quindi di conseguenza andrà a perdere questa Z-Ability che è molto forte a livello difensivo, perché se entra in cover si va a recuperare HP, a rompere le carte al nemico e a debuffare il Cardo Speed avversario. Inoltre, dalla standing barra un compagno sconfitto si prende HP e si prende anti-cover. Devo dire che questo Zenkai è un po' strano, perché offensivamente non gli hanno dato praticamente nulla, ragazzi. Un 20% di buff e cos'altro? Un 5%, guardate, 5% così di debuff all'avversario quando tira carte. Per 5 timer counts, molto strano. Però difensivamente dicono che è molto valido perché ha statistiche che sono fuori di capoccia, cioè le stats sono davvero altissime, non c'hanno senso. Ha un bel 70% di damage reduction più il platino che gli dà comunque delle buone stats difensive. Si può dire che hanno voluto quasi trasformare Goku da Glass Cannon, un personaggio più tendente sul tank con danni normali e un ultimate che in teoria dovrebbe one-shottare. Lo giocheremo in questo movie, non è il massimo, se voi avete Golden Frieza mettetelo assolutamente per Broly. Io purtroppo ragazzi non ho Golden Frieza e questo platino ha bisogno di Son Family barra movie, perché se no perdiamo questi buff puri e non possiamo permettercelo, assolutamente no. Quindi ho messo Broly, voi mettete Gogeta YL se l'avete stellato, mettete Golden Frieza. Io ho messo Broly perché almeno tanca un po', infatti come vedete l'ho buildato molto più difensivo, con il gauge può interrompere come avversarie, perché se no con, che ne so, un Gogeta, il mio Broly e il mio Goku vengono più devastati, nessuno che ferma combo, sarebbe davvero tragico giocare in quel modo. Due Zenkai Bench più HP, ragazzuoli, andiamo subito in PvP e speriamo che questo Goku sia quantomeno valido. Ah, e ovviamente lo riproveremo a Zenkai 7 perché è un LF. Allora, siamo contro Gogeta YL Kid Q Goku Super Saiyan 3 Zenkai, un fratello che sta provando Goku come me. Allora, Goku ragazzi, uno Zenkai posso dire un po' ambiguo? Gli ha dato un 20% di danno e basta. Questo è il suo buff offensivo, molto strano. Ah, scusate, anche un 5% di debuff all'avversario ogni volta che tira una carta per 5 secondi. Veramente buona roba, stupidissima. Invece difensivamente è molto più valido, perché gli hanno dato un debuff sul cardo speed in cover, un neutro in cover, e se non sbaglio va anche a togliere il ki. Più stats altissime, altissime davvero, e gli hanno lasciato quel 70% di damage reduction più il platino che dà altre difese. Quindi in pratica non dico che diventerà un tank, ma quasi, cioè da Glass Cannon è parecchio solido con una nuke come ultimate. Vi ricordate quel Goku Super Saiyan 3 vecchio green che era un bidone all'uscita Genkidama, che poi con lo Zenkai è diventato un muro che shottava di ultimate con buoni danni? Io penso che questo fa una roba simile e, ora non so se ci sono riusciti e tocca riprovarlo sicuramente a Zenkai 7, però da quanto mi hanno detto, ho visto nel showcase Zenkai 7, mi pare proprio quel PG abbastanza solido, anzi no, parecchio solido, che fa danni normali, cioè decenti, non danni altissimi, ma con l'ultimate che è una bomba a mano. Non è male, non è assolutamente malvagio, ed è sicuramente da riprovare Zenkai 7, perché adesso noi in questo showcase perdiamo la unica, quella difensiva che va a togliere cardo speed eccetera, che vi ho appena spiegato. Comunque, sto matchup è interessante perché Kid con l'unico che mi toglie buff effect ma di colore blu, gli altri due penso che li shotto malamente, quindi vediamo se riesce a farci divertire. Ora, il problema è che questo può rusharmi. Il mio team movie non è proprio il massimo, Non è endurance, non c'ho revive, ma è un problema del movie in realtà non avere endurance per la revive. Qui ti faccio male. Ah, gli hanno anche messo un anticover in più. Prima era per due volte all'entrata, ora per tre volte, per fortuna. Io pure quattro avrei messo, sinceramente. Oddio, morto. Guardate. Ultimate, adesso la droppo andando avanti. Bam, liscia. Kid Q. Adios, amico. Lo già non toglie buff effect, questo è morto. Penso, vediamo. Ma se Kid Q tanca è un mostro. Scherzavo. Il Kid Q col neutro più tank del gioco. È proprio lui. Eccolo qua. Incredibile. Ma faranno one shottare? Forse perché ho pochi buff. Cioè, i buff che si mette tirando carte e fanno l'avversario è buono per l'ultimate, perché poi la tiri liscia, c'è tutti i buff del caso e shotti.
Forse non era setup da dovere, però qui mi aspettavo una kill, peccato. Vabbè, Zinca 7 era 100% kill qua, eh. Voglio controllare dopo le stelle di Kidku, sincero. E le Zinca Bench, perché è strano che non sia morto. Perché da lui tanca tanto, E in più era anche neutro. Però vi assicuro che è anche stato tipo G4 stellati, quindi l'ultimate non è che non fa danni, una bella bombetta. Allora, buono. Boh, facciamo così pure se non ho il gauge pieno, tanto mi assicuro una kill su Gogeta Yell. Infatti il game è finito. Va bene. Un attimo controllare sto kit con quante stelle c'aveva. Un po' strano, sinceramente. Mi aspettavo il one shot. Però non male. Non male come primo game. GG. Ragazzi, cioè non ha senso. Sto beccando solo doppio purple. Vi giuro. Solo doppio purple. È un meme incredibile questo matchmaking. Lo odio. Con tutto il cuore. Che sono questi danni? Campioncino. Che sono questi danni? Ma sei meraviglioso. Ma guardalo che bombe a mano che sta tirando. Bravo, così ti voglio. Almeno fai un po' di danni a Vegito. Dopo shottiamo G4 con l'ultimate. E questo showcase è valido. Ok, ottimo. Il team è fatto veramente di carta, eh. Stiamo devastando a dir poco. Ma se ti prendo, bro. Se ti acchiappo. Eccoci qua, peccato. Allora, peccato. Mettiamo subito Broly. Almeno andiamo a togliere il Vanishing. Diventiamo subito due carte. Metti all'ultimate ora, penso. No. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Va bene. Dai, continua a fullare questo gauge. Allora, ottimo. Oh, questo è interessante perché ad Ultian lo blocchiamo, gli mettiamo un bel 100% di Health Restoration Down. Giusto così, per divertirci. E ovviamente gli andiamo a fare niente perché ha messo G4. Non pensavo potesse rientrare. E ci ho pure counterato con il gauge. Ahimè. 997, 960, ok. Questo è interessante in realtà. Ora peccato perché adesso lui si riempie subito il gauge di nuovo. Non mi interessa, bro. Voglio prendere il gauge full di Rico Super Saiyan 3. No, però, ma cos'è questa blast immediata da long range? Ma cosa mi rappresenta? Rip, 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 rip. Morto Broly. Morto Broly. Vogliamo bene, ma l'ho dovuto sacrificare. Vabbè, comunque, Vegito l'ammazzo con una combo di Goku. G4 con l'ultimate lo one shot, sicuro. Sono sicuro. Ha mancato il Broly Tank. Quanto work il Broly Tank. Ecco, non work a più, è finito. Stavo scherzando. Ok. Ah, lui l'ultimate e non poteva tirarla. Godo. Giuro, sto godendo. Oddio, non c'ho l'anticover. Vabbè, facciamo così, è morto questo. Vai, è morto, è morto, è morto, è morto. Sì, vai. Via. E via. Ora, fratello, se ti prendo con Goku, ti ammazzo uno 100%, mi sa. Ora, purtroppo c'è il gauge di G4 che ci romperà. È morto, dai. Dai, dai, vai a casa. Ragazzi, state per assistere a una meraviglia. Allora, lui, se non sbaglio, ha ancora il Racing Rush. Ok. Ancora il Racing Rush, quindi non posso andare proprio di ultimate dritta per dritta. Oppure faccio main rush, però main rush e poi mi gioco un po'. Mamma mia, più a te stelle F in bocca, bro! Tutto in capo! Dimmi che muore, per forza. 1,7 neutro. Sì, perfetto. Oh, qua si è comportato bene anche contro doppio purple, per esempio. E non è male, non è assolutamente male. Buona performance, bravo Goku. Io ti voglio assolutamente riprovare a Zenkai 7. Perché secondo me Zenkai 7 sei veramente solido. Sei un bel personaggino. Pensavo peggio dal kit, eh? Pensavo peggio. GG. Allora, sto contro un team un po' esotico, eh? Lo ammetto. Sto contro Beast Gohan Ultimate. Questo Goku Yell Free to Play che ho visto, ma non è che mi faccia impazzire, sincero. Allora, vediamo un po' se riusciamo a performare bene contro questo team. Penso di sì, anche perché qua l'unico che ci dà fastidio è Ultian e il resto lo devasto malamente. Ed è vero che Beast mi deve buff effect, effettivamente me la nerfa molto l'ultimate, però vediamo se riusciamo un attimino a piccarlo a dovere. Boh, lo sai che ti dico, me la prendo. Voglio subito il gauge pieno, non mi interessa. Tanto stiamo tankando. Ok. Ottimo, ovviamente non posso ancora l'ultimate, ma non voglio nemmeno farlo in questo momento. Mi sono setappato. È il momento di setappare Broly.
Ok. Perfetto. E ti dirò. Ti dirò. Vai, trasformiamolo. Ha fatto lo switch con Ultian. Se mette Goku Yell qui, non c'è più switch. Parto dritto contro B. Ok. Ok, ok, ok. Parto dritto contro B, se qui non mi fermo. Ma non dimmi che ho perso la combo. Ah, ok. Mi sa che è morto, eh. Eh sì, in queste situazioni è veramente tanto forte Blue Red, perché è come se fosse un lock. Che è successo? Che cosa è successo? Scusate, che cos'era quel timing strano là? Ok. Quell'azione molto, molto... Volevo solamente schivare Legends, però va bene, tranquillo. Strike. Ok, lo prendo. Oddio, qua lo lock e gli tolgo anche il Vanishing. Bim. No, vabbè. Ah, ti odio con tutto il cuore, Gon. Sì, volevi, Volevi. Credo che non posso ultare con Goku qui. Però posso mettere Blue Red e vincere il game, perché adesso se switcha è morto, gli levo anche l'Ultra Restoration. Addio. Faccio vedere il counter su Ultian. Bam, un HP. Addio, amico. E adesso sì. E adesso, fratello mio, è il momento di fare una forte, rapida, indolore e goderci un altro LF. LF Simulator questo showcase. Arrivo con Goku, me lo lascio per ultimo, ultimate ed è kill garantita con lui in annessa. Mi sa, vediamo se LF è anche questa. Vabbè, lui però era 14 stelle, più di 3 milioni di HP, sono danni, eh. Cioè, questa è rimasta una bella nuke. Questa è rimasta una bella nuke e la cosa mi fa estremamente piacere. GG. Allora, top 1000, godly player con hit Pragetto Omega. Va bene. Roba strana, ma ho paura. Puzza un po' di demone. Demone alato, visto che quelli che giocano sti team un po' strani, così esotici, e poi stanno in top alta, vuol dire che di solito sono bravi. Buono. Buonissimo. Il problema è che Goku non si full gauge con i verdi ed SM. E questa è una grande mancanza, perché lo rallenta molto, purtroppo. Lo rallenta parecchio. Ah, ok, però il gauge pieno, buono. Mettiamo subito Broly Ultra, perfetto. Ti fermo e tiro anche una bellissima SM. Vabbè, poi questa è neutra, ma il neutro non ci serve perché non abbiamo contro gialli. Vabbè, qua, bravo, bravissimo. Verde, time skippa? Può farlo tra uno, eccoci qua. Perfetto. Allora, non c'è più carte in mano. Può mettere braccetta? Non lo so, vediamo. Sì. Può da mettere braccetta. Sto giocando un po' troppo aggressivo. Posso anche stare più calmo. Se mi devi time skippare, time skippami Broly, non c'è problema. Da Broly Ultra, intanto, ovviamente da tutti. Bello. Questo è bello. Questo è ottimo, solo che se tiro l'ultimate, ecco, giustamente mette lui. Giustamente mette lui, ma è il momento di togliere la prima vita. Comunque bravo, immaginavo, l'ho detto. Se beccare i team esotici in top alto vuol dire che il tizio contro sa giocare. Allora, andiamo, tira la verde. Ok, continuiamo. Peccato che ho solamente blast, mi servono delle strike. Dai bro, delle strike, perché ho solo blast in un team melee? Ma basta! L'ho già killato con le strike e qua mi droppa pure. Ottimo. Questo è ottimo. No, il chichinello. Di scordare queste cose basilari proprio. Questo c'è ancora la prima vita, purtroppo. Un po' panico. Vabbè, sì. Sbagliato qui, Sbagliato, vero. Vedo io. Devo andare subito con la carta. Posta ultimate. Lo devo tenere per forza. Siamo c'è time skip, mi devo ammazzare un altro. Devo andare subito di carta, tanto se i tipi di giocatori vanno. Cioè, aspettano un sacco il timing, davvero un sacco. Difficilmente panic swipano, quindi. Non mettere istantaneamente una carta. La mini l'ho tirata per intrappare, ma. È rimasto fermo, è stato bravo. Ok, Rip e Broly da un peccato perché ora non c'è il tank. Non c'è il tank che rompe dietro. C'è lui. Con il time skip. Ok.
Ma se metto Goku Super Saiyan 3 proprio in 40 rate poi? Vediamo subito, ragazzi. Omega Ultimate, sono morto, forse. No, secondo me no, però c'è Hit che mi teme skippa. Il problema rimane quello. Ok, no, perfetto. Scusa, ma mi voglio curare. Ok, è la Ultimate. Infatti me lo volevo tirare liscia, giustamente. È troppo, 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 troppo. Troppissimo. Troppissimo. E tu sei morta, finalmente, vai. Se switch a... A parte non mi può levare il ki, che Broly è immune. Ma se switch a... è morta Vegeta. Ok, uno, poi. Aggressivi, aggressivi, morte, 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 morto. Non mi ricordo se sub i sub counts questo tizio, ma non mi interessa, facciamo così, ammazziamolo. Via, levati. Forse potrò persino ammazzarlo senza... È Omega che rientra perma. Dio santo, tutti le carte normali. Vabbè, gli ho fatto la prima vita sicuro. È buono, posso anche lasciarlo ora. In realtà non è malvagio come roba. Morto, eccolo qua. Bravo, Goku, fai di male. Oddio, morto non è vero. Però per sicurezza io lascio. Purtroppo c'aveva il gauge difensivo, quindi si è curato, me l'ha dato il ki e mi ha dato molto fastidio. Broly invece queste cose le va proprio a bypassare. Riduzione ki comunque è molto presente in questo meta. Guardate Gogeta, guardate Omega. Vabbè, Vegeta no. Vegeta no, ovviamente. Però sicuramente ci sono altri personaggi che tolgono. I Bulbu che rompono perché tolgono ki di continuo. E Broly bypassano tutte queste meccaniche. Offensivamente è validissimo. 9,52 però fa un po' schifo. Ma attenzione. Perché mi sa che questo è game. Ottima partita. Ottima partita. È vero che il team avversario. Vabbè, lasciano Omega che mi sa che era pure 7 stelle. Validissimo. Non era il massimo. Però il tizio conto era bravo. Ma il nostro signor Goku se l'è cavata. Bene, GG. Dai, ragazzi, ma mi spiegate che matchup è? Che matchmaking è doppio purple? Perché? Ma che team è? Ma chi è che gioca Omega Gogeta 4 e Ultian? Ma perché lo fate apposta per rovinarmi lo showcase, santi Dio? Vai, parti, Broly, comincia a fare un po' di danni. Cominciamo a fare danni a questi purple perché purtroppo Goku avrà dei problemi in questo game, assolutamente. Allora, vai. Vogliamoci ora il gauge. Tra che abbiamo un po' di anti-cover. Ok. Io penso che sto Goku deve tipo essere affiancato da una pan, da un supportino. Magari da Videl, però no, Videl è creepy, Videl fa cagare poi. Sì, da una pan, però pan non può essere giocato. Dai, questo qua si deve riprovare Zenkai 7. Zenkai 7 per me comincia anche ad essere interessante a livello di... Già l'abbiamo bloccato, mi sa. Godo. È interessante proprio a livello di danni e tank in generale, diventa molto solido. Buona questa 1957. Ok, ottimo, 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 ottimo. Adesso ovviamente fulleremo il gauge, purtroppo. Non ci possiamo fare molto, vai. Sì, ho fatto un po' la pazzia a mettere sto Goku, eh. Dai, ma perché sei così aggressivo? Calmati. Ma perché? 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 Per quale motivo deve essere così aggressivo contro il mio povero Goku Super Saiyan 3? Broly, Broly, me la stai per tankare, vero? Dai, me la stai per tankare, fratello mio. Ti ho pure buildato più difensivo. Madonna! Madonna, il Goat! Il Goat! Perché non c'è, in realtà non c'è il Vanishing. Infatti, è schivato. Vabbè, sta Ultimate per divertimento, sperando che becchi un Feint. Perché tanto c'ha pure il buff effect, cioè pure nerfata. Boom. L'ho beccato, attenzione. Lo andiamo a beccare. Allora continuiamo un attimino questa combo. Quindi la facciamo pure così. Ci assicuriamo la sua indistruttibilità. Eccoci qua. Addio amico. Oddio, ma in realtà lo sapete che... Ma scusate. Ma se metto lui? Non c'ho il gauge pieno. Dammi una carta. Non ci credevo, il gauge pieno, questo l'ammazzavo. Era GG. Era un bel GG. Ma pure qua, guardate che sfiga. L'SM che locca mi leva il ki alla fine. Vabbè, dai. Ma non è possibile. Ovviamente contro Ultian non posso tirare l'Ultimate. Se no mi cancella i buff ed è totalmente finita. Cancella tutto. I buff sulla main. I buff del neutro. Qualsiasi cosa. Cioè, se entrate su Ultian avete perso il game in pratica. Vai. Me l'ha fatto sprecare qui.
Me l'ha fatto spiegare oppure sbagliato io, sinceramente. C'è ancora un gauge. Ma io ti odio. Vabbè, quanto sto godendo, vai dritto. Ottimo. Questo è morto ora. Da, ma perché devi laggare? Ok. Ok, siamo contro due purple. Bello. No, ultimo però lo devo levare. Cioè, mi dà fastidio. Goku, vai. Vai. Non c'ho più nemmeno l'anticover. Devo rushare. Tanto non posso ammazzare G4. C'è il gauge. Intraglielo. Esatto, schivato. Puoi mettere G4? Ok. Voglio ammazzare G4 con Goku Super Saiyan 3. Non mi interessa. Non me ne frega niente. Ma dai, ma ferma di un secondo. Ok. Questo è morto. Però io sono sicuro al 100%. Ok, no, adesso abbiamo vinto con Goku Super Saiyan perché tira l'ultimate. Dai, basta, muori. Scoppia, veloce. Veloce, piamosi stella F. Vabbè, contro due purple non poteva fare molto, eh. Mi ha fatto qualche dannetto a Omega. Qualche dannetto a Ultian. LF su G4 per lo spettacolo. Ma questo game mi serve, lo metto tipo come ultimo. Giusto per chiudere con la Legendary Finish, che fa molto effetto. Bellissima, eh. Bellissima, per carità. Va bene.